Che spettacolo vedremo sul Colle delle Finestre, secondo te? Qualcosa di veramente grande, perché è la corsa più importante al mondo dedicata agli Under 23. Ha un passato storico straordinario e poi quando i francesi lo mettono in scena si pensa sempre che sia una prova generale per il Tour de France e quindi che magari vogliano vedere come va per poi offrire una tappa del Tour de France nel futuro prossimo. Ecco, l'abbiamo chiesto anche a Bernard Hinault e lui ha detto pourquoi pas. Ovviamente loro non si sbilanciano, però l'idea c'è sicuramente e sarebbe una premiere notevole sicuramente, ma anche così è proprio bella da vedere perché è la corsa che ha rivelato Felice Gimondi, tanto per fare un esempio, e di lì in poi è sempre stato un punto d'arrivo importantissimo. Possiamo aspettarci qualche ragazzo under 23 italiano che può emergere in questo Tour de l'Avenir 2024? Sicuramente, è già successo di recente che sono saliti sul podio. Io mi auguro che sicuramente qualcuno salga sul podio del prossimo Tour de l'Avenir.